Buonasera di nuovo a voi tutti che ci seguite. Siamo in collegamento con l'associazione Enzo Tortora di Milano, associazione radicale, in un giorno che è una scadenza importante, una scadenza del periodo di adeguamento a seguito della sentenza Torreggiani. È un periodo che c'era stato dato dall'Europa a seguito di una sentenza che appunto era un ricorrente da appunto questo Torreggiani. E in seguito al quale appunto l'Europa ci ha in qualche modo dato un tempo per adeguare le condizioni carcerarie in Italia, che sono appunto da tempo ormai condizioni di tortura. E peraltro ieri, proprio alla vigilia di questa scadenza, purtroppo un detenuto si è suicidato ad Ancona, e quindi diciamo proprio con qualche modo è stata sottolineata proprio la vigilia di questa scadenza con un ulteriore decesso ad Ancona, il quindicesimo in questo carcere. L'associazione Enzo Tortora ha organizzato, e qui abbiamo Barbara Bombicini, che si vede poco, sta a sinistra, la tesoriera, Claudio Barazzetta, che è il segretario, e uno spettacolo organizzato dalla Compagnia dei Misci. Uno spettacolo che si chiama Se fossi Fabrizio. Abbiamo qui con noi collegati Enrico Maria Papez e Giampaolo Pape Gurioli, e l'autore che è Duccio Parodi, autore dei testi, quindi l'ho detti da sinistra verso destra. Allora, questo è uno spettacolo che è stato inscenato all'interno del carcere di Opera. È uno spettacolo che avrà un seguito, ed è un'iniziativa molto importante, perché insomma l'hanno potuto seguire tutti quanti i detenuti. Io non mi dilungo oltre. Con delle introduzioni abbastanza improbabili, do la parola ai ragazzi dell'associazione Enzo Tortora, che un pochino ci dicono com'è nata questa cosa, e poi ovviamente anche a autori e attori, insomma, di questo spettacolo, che è una via di mezzo tra teatro e musica. A voi la parola. Ciao Gianni, agli spettatori di Liberi TV, noi stasera vi raccontiamo un attimo come è nata questa iniziativa e come hanno fatto i Misci a incontrare l'associazione. L'iniziativa è partita con una riunione con l'Argentina a novembre sull'iniziativa di Rita Bernardini e Michele Lucia, in cui ci ha poi effettivamente tenuto in contatto, e oggi, dopo un lungo iter di organizzazione, abbiamo portato lo spettacolo Se fossi Fabrizio all'interno di carcere di Opera con un titolo manipolo anche di spettatori venuti dall'esterno, che alcuni membri del gruppo di segretario dell'associazione. Lo spettacolo è stato oggi il consumo dei detenuti, e effettivamente la compagnia ha già suonato all'interno di altre carceri, ma mai in una dei carceri milanesi. E abbiamo deciso di metterlo a disposizione dei detenuti di Opera, anche perché la casa di reclusione di Opera ha recentemente inaugurato un teatro con una capienza di 400 posti a sedere, e quindi era una cornice adatta a uno spettacolo di così grande importanza. E quindi abbiamo deciso di metterlo in scena in una giornata che è appunto come dicevi tu prima, il simbolo dell'illegalità dello Stato italiano nei confronti dell'Europa, che alla fine la condanna ci è arrivata addirittura dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Effettivamente la risposta dei detenuti, almeno mi sembra di averla interpretata in modo esatto, è stata molto positiva, e effettivamente io da spettatrice ho avuto molto più spettacolo che effettivamente vedevo anche per la prima volta. È uno spettacolo che adesso lasceremo raccontare un po' a loro, e è stata un'iniziativa che si è delineata nel corso del tempo, e oggi ci sembrava effettivamente la data ideale per presentare lo spettacolo e per presentarlo a quel tipo di pubblico. Poi lo spettacolo verrà presentato comunque anche in teatro, ma ne parleremo dopo. Oggi sono state 2 ore, secondo me, intense, 2 ore a contatto se non con gente che viveva in prima persona le parole che pronunciavano in musica e recitate da due grandi interpreti.
anche la musica era secondo me la più adatta, perché era una musica di Fabrizio Benedetti, ma ci tengo a dire, loro non è un solito concerto di gruppo, si distacca molto, però effettivamente è una sorta di grazie a quello che Andrea è stato e soprattutto a chi ha cantato, perché effettivamente tutti non di Andrea poteva raccontare le storie degli ultimi e delle persone che sono private della libertà, non solo private della libertà, ma in condizioni effettivamente umane, non per le carceri. Bene, privazione della libertà e privazione anche della dignità, della dignità e del diritto che la Costituzione in qualche modo assegna, perché poi nella nostra Costituzione, quando si parla delle pene detentive, l'unico punto in cui il costituente, il legislatore costituente esplicita la funzione della pena non è certo quella afflittiva e quindi di vendetta, ma è quella di recupero. Cosa che nelle condizioni carcerarie nostre è assolutamente, assolutamente negato. Bene, continua pure Barbara, scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, era la mia introduzione appunto al ci racconteranno anche loro, e infatti devo passare la parola a loro che ci hanno trovato, diciamo così, davanti, e quindi hanno sentito effettivamente tutta la reazione del pubblico di fronte appunto che hanno trovato. Quindi potrei raccontare se posso anche un po' voi. E direi che Lucio non vuole cominciare a spiegare un po' nato. Allora, Lucio Parodi, che è autore dei testi, a voce un po' alta, possa arrivare anche a tutto internet, a tutti coloro che ci seguono. Va bene, sarò breve. Vorrei innanzitutto dire che queste due persone che abbiamo sono grandi interpreti, veramente grandi. Ricordo Riccardo Monopoli, che non è qui stasera perché è entrato insieme al tecnico Paolo Liberato, e lui è stato l'indicato per gli ambienti mediali, che non è qui stasera per il tempo, ma che sono comunque con noi in spirito sicuramente. Questa decisione l'abbiamo presa di comune accordo una sera quando abbiamo detto: se facciamo uno spettacolo, facciamo una serata da qualche parte, recitiamo anche un carcere se abbiamo la possibilità. E l'accordo è stato unanime e inviato per questa cosa qua, ci teniamo molto a fare. Lo spettacolo nasce, è difficile da dire perché la storia è lunghissima, però diciamo soltanto questo: nel 2012, quando ci siamo incontrati con Paolo Giuliani prima e poi con Enrico Maria Papes, abbiamo presentato questi testi che sono stati accettati, sono stati accolti, che parlano di molti aspetti, come si può dire, molti argomenti, sì, ma tu ho cominciato a sentire trattare su Radio Radicale quando l'ho ascoltata per la prima volta, che 30 anni fa. E ho pensato molto di musica, sulle canzoni che sentivo da giovane, le prime canzoni che ricordavo, che erano quelle che meglio rendevano l'atmosfera e contribuivano anche a comprendere determinate cose. Ci sentiamo per lui, perché sono di Genova e ho vissuto anche nelle zone che deve per lui avrei cantato, e ho vissuto anche molto vicino a Carcere di Marassi, dove ho incontrato per la prima volta Michele Lucia, perché avevo chiesto l'aiuto a Marco Palazzi di Genova per prendere contatti col carcere, e lui è nato questa amicizia, questa collaborazione che ci ha portato qui, oltre a una piccola riunione, una riunione al congresso di Radicale Italiano. Siamo qui, così dobbiamo continuare questa cosa, questo progetto, questa avventura che stiamo vivendo insieme. Io non ho nient'altro da dire, vorrei proprio che parlassero quelli che
hanno reso questo testo vivo e l'hanno reso veramente coinvolgente. Abbiamo visto sia Marassi che Amazza, la pistola, le tracce, e oggi abbiamo una risposta degli esperimenti e anche degli agenti di polizia penitenziaria che ci ha fatto capire come a volte dire le cose semplicemente, le cose vere, le cose che sono sotto gli occhi per un uomo di quelli che possono vedere, è la maniera migliore per farsi capire e per fare e per far circolare un po' di l'attimo di più la parola. Perfetto, allora Enrico Maria Papes e Giampaolo Pape Curioli, che appunto sono stati, quindi l'uno è voce rullante, poi ci sono appunto vari strumenti, pianoforte, insomma, qualche dettaglio un pochino anche sul genere di spettacolo, sul, anche i vari strumenti che usate, a voce alta se potete. Sì, ok, cercherò di tenere la voce alta, io con la voce bassa, soprattutto. Che dire, no, la cosa curiosa che vi posso dire subito è che quando la prima volta mi proposero questo lavoro, praticamente di cosa si tratta? Ma si tratta di uno spettacolo dove dovresti cantare le canzoni di Fabrizio De André, ma i testi trattano altri argomenti, a che io quasi risulpasse, cioè, cambiare i testi degli argomenti mi sembrava una follia. Poi ho letto il copione, sono entrato meglio nella palla, come si dice, e ho capito che ha un suo perché, assolutamente ha un suo perché. Beh, tratta argomenti che forse poi vedrete qualcosa, argomenti tosti, dai disperati che tengono il territorio asiatico, la vita, alle condizioni delle carceri di domani italiane, soprattutto i ragazzi di Geriare che fanno tutta la tratta, insomma, si toccano argomenti tosti. Sicuramente erano argomenti che non venne tolto. Dopodiché, io volevo dire questo, cioè io che sono stato il primo a essere impiantellato, tra l'altro in Liguria, ho ritenuto questo spettacolo, questa opera, una cosa geniale perché dal punto di vista musicale, mantenere le melodie di Fabrizio De André, cambiare le liriche, sarebbe corretto dire, con le liriche di Duccio, dopo averle lette, tra l'altro con l'aiuto di Papes, quando l'abbiamo coinvolto, è stato ancora più coinvolgente, lui che ha questa voce così, chiamiamola affascinante, ammagliatrice, ha reso tutto più come dire, intrigante, più bello, più intrigante. Dal punto di vista musicale l'abbiamo sviluppato, praticamente abbiamo montato la parte musicale su un pianoforte, sostanzialmente, per cui il pianoforte domina, e dove Papes in alcuni brani usa il rullante solo della batteria, perché Papes ha un passato glorioso di batterista, e grande percussionista perché usa anche lo djembé. E usiamo vari strumentini particolari, tipo l'ascia, che è un'invenzione di Papes. Abbiamo avuto dei problemi a portare l'ascia dentro le carceri di opera. Abbiamo anche questo problema a portarlo dentro le carceri. C'è proprio un'ascia, fisicamente un'ascia, la testa, e un martello che scandisce questa nota, che addirittura dà fastidio, ma che crea anche un pochino di inquietudine. Sul brano ed è proprio il brano che riguarda le carceri, che è un po' inquietante. Tra l'altro oggi, come è successo nelle altre carceri, abbiamo discorso proprio in quel brano, perché un successo superiore rispetto agli altri. Tra l'altro, una cosa che io sono rimasto sbalordito è che noi diciamo loro quello che è la loro condizione e loro gioiscono, fanno degli applausi, perché loro lo stanno vivendo, cioè, questa cosa qua, per cui è bello e drammatico. Io tutte le volte che lui dice che Riccardo Monopoli recita la parte scritta e Papes canta le parole, mi viene il terrore e dice: cavolo, ti sto dicendo quello che sei in realtà, cosa stai vivendo, quello che stai vivendo.
effettivamente questo è, lo dico con un pizzico di presunzione, è veramente uno spettacolo alternativo, proprio sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista culturale, sociale, politico, direi in particolare politico, nato da, dalla gioia di un autore che si è scoperto, l'autore di tutto, in quanto fino a prima di quest'opera, credo non ci fossero precedenti, Lucio Battuta ha altro mestiere, effettivamente, ripeto, il connubio, il quartetto, anzi il quintetto con Nunes, è stata un'alchimia, anche se vogliamo, no? A distanza di chilometri, perché io e Papis abitiamo, Papis è un milanese, però è venuto a abitare vicino a casa mia, che noi siamo al confine tra la Romagna e la Toscana, e abitiamo veramente, io tra l'altro mi chiamo di soprannome, ma conosciuto come Pape, e lui è Pape, il mio nome, è anche simpatico, che è stato il condugno. E diciamo Papes poi ha tutti gli altri strumentini che diciamo con i quali colora tutti i brani, per cui come dicevo il l'angolo, il djembe, il triangolo, il kazoo, insomma, e tutto fa sì che questo spettacolo, come dicevano proprio oggi, non mi ricordo se non lo dicevo più, comunque uno di voi che ha detto ah per il signore che se n'è andato, ci ha dato la mano, non mi ricordo, è uno spettacolo in salita, tra l'altro c'ha un crescendo, proprio un crescendo, e oggi a opera credo che dal punto di vista della risposta del pubblico sia stata la più, forse perché erano quasi tutti italiani anche, credo, i presenti, e capivano esattamente le parole che dicevamo. Era anche un bel teatro. Sì, un bel teatro, una bella struttura, sinceramente, opera rispetto alle altre che abbiamo visto, era una struttura superiore. Sì, infatti faccio questa puntualizzazione, Gianni, noi abbiamo scelto consapevolmente il teatro di opera, oltre alla disponibilità del dottor Siciliano, che è il direttore del carcere. Guardi, Barbara, inquadra, agevola l'inquadratura tua, se no non sei perfetto, ok. Vai. Allora, dicevo che la puntualizzazione è che avevamo scelto consapevolmente la casa di reclusione di opera, perché oltre alla disponibilità di Siciliano ad ospitarci, era anche voluto in termini di popolazione carceraria, perché San Vittore conta effettivamente oggi una grande quantità di detenuti stranieri. Come risposta, anche come effettivamente risposta che devono avere anche loro nella partecipazione del pubblico, effettivamente opera era più indicata in quanto più detenuti definitivi e la maggior parte italiani, quindi è stata quella la scelta, oltre ripeto al teatro, dove può essere una sensazione per la struttura che non è valida. Volevo aggiungere una cosa che secondo me è importante per la proiezione dello spettacolo. Questo spettacolo, tra l'altro, nel testo e nel modo che abbiamo noi di interpretarlo, è tra il ridere e il piangere, non è drammatico, cioè, anche se gli argomenti sono drammatici, hanno comunque qualche sfaccettatura dove drammatizziamo in realtà, e prendiamo in giro, se no la pesantezza sarebbe, per cui si fruisce anche bene, cioè, non è pesantissimo. Beh, anche sì, perché l'ambiente, insomma, un po' di leggerezza la richiede. Oggi intanto ha cominciato, ho detto, io non avrei voluto essere qui. Non hanno risposto anche noi, ovviamente. Bene, perfetto, io sono contento che sia riuscito, e quindi ho capito anche che tra gli spettatori, insomma, c'era almeno una parte, il personale della Polizia Penitenziaria, che fa parte un po' della comunità anch'essa penitenziaria, sono anche loro in qualche modo vittime di queste condizioni, in questo caso lavorative, e anche nella categoria si contano purtroppo dei suicidi con una, insomma, frequenza anche abbastanza preoccupante e inquietante. Volevo chiedere a Claudio di dirci un pochino, Claudio Brazzetta, ovviamente segretario dell'associazione Radica Emiliano Enzo Tortola, intitolata Enzo Tortola, quindi già un'associazione che ha un già nel nome, insomma, abbastanza evocativa della questione carceraria e della giustizia soprattutto. Volevo chiedergli appunto di darci qualche, diciamo, faccio un piccolo brevissimo resoconto di una azione che questa qui appunto di avvicinamento, se così possiamo dire, a questa scadenza che l'associazione ha fatto in questi giorni con un'azione informativa. Vai Claudio. Gianni, il ruolo del politico istituzionale più che di raccontare cose noiose. No, a parte gli scherzi, come dicevo l'altro giorno a Radio Radicale, tutto il mese di maggio ha visto la situazione di Radicale Milano
impegnata sul fronte di giustizia, amnistia e naturalmente l'orizzonte temporale che abbiamo avuto sin dalla fine del 15 maggio è stato naturalmente il 28 e la scadenza della sentenza sottoposta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Noi abbiamo iniziato proprio il primissimo giorno di maggio, la prima settimana di maggio, per due settimane, da una settimana all'altra, in appoggio naturalmente a Sergio Gravi, Marco Cannella e Filippa Bernardini, abbiamo voluto adottare una forma passami il termine, piuttosto atipica di Sergio Gravi, nel senso che la testimonianza della protezione introdotta è stata allestire dei presidi, dei noti banchetti e tavoli radicali fuori da prima opera e poi a San Vittore, quindi il 1 maggio fuori dal carcere della casa di reclusione di opera e le settimane successive fuori da San Vittore, abbiamo allestito i nostri banchetti presso l'ingresso colloqui di queste carceri tutte le mattine, fai conto dalle 7 fino alle 13 per l'orario di ingresso colloqui dei parenti dei detenuti. Durante questo periodo in quei tavoli i parenti dei detenuti hanno potuto avere a loro disposizione sia il ricorso al magistrato di sorveglianza sia tutta la mobilistica per fare tutta la mobilistica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da CEDU per poter fare ricorso esattamente né più né meno come nella sentenza come Torreggiani e altri. Quindi per tutte queste settimane, per tutta questa prima parte del mese di maggio abbiamo informato, distribuito e testimoniato, presenziato in diverse delle parti e poi quindi questa attività che abbiamo un fatto che tra l'altro vuole un po' di numeri, abbiamo distribuito, credo Barbara che è quella che poi ha presenziato quasi a tutta la squadra, circa 300 moduli e parenti dei detenuti. 177. Esattamente, la precisione del tesoriere di Radicali Milano è veramente milanese in questo senso, e stiamo dicendo, ho ricordato 300 moduli, parenti dei detenuti, trasmettevano ai detenuti le carte, devo dire, naturalmente la maggior parte dei moduli sono stati distribuiti, sono stati richiesti davanti a San Vittore, perché sappiamo che i fondi di detenzione di San Vittore sono ben diverse sia da quelli di opera e non pensiamo a Bollate. Bollate in effetti non l'abbiamo fatto anche per questo motivo, perché Bollate rientra negli standard europei. Quindi ti stavo dicendo, tutta la prima parte del mese di maggio ha visto l'associazione impegnata su questo fronte. E questa iniziativa metaforicamente ci ha portato, abbiamo potuto concludere esattamente con oggi, quindi in questo contesto della scadenza dei termini della sentenza a Torreggiani, abbiamo voluto passarla con e in mezzo ai detenuti, offrendo loro uno spettacolo che mi si è concesso dirlo, tutto uno spettacolo è una denuncia e una riflessione civile. Civica, civile e civica, per noi entrambi. Oggi piano Torreggiani? Io non ho detto nulla. Ah, ok, pensavo, allora è stata un'interferenza. Come ti stavo dicendo, oggi abbiamo voluto essere effettivamente a questo esclusivo per i detenuti col carcere nel carcere di opera, mentre a conclusione a questo punto veramente di tutto il mese di maggio, venerdì 30 sera, siamo riusciti con la collaborazione della Gruppo Radicale Federalista Europeo e quindi di Marco Trattato, siamo riusciti a avere a disposizione il Teatro Balverne, che non è proprio un teatrino da buttare via, venerdì sera alle 21 presenteremo insomma lo spettacolo alla città e ti dico che hanno già confermato, alcune conferme sono di qualche quasi in carcere, il presidente del consiglio, della provincia di Milano, Bruno Patrelli, il presidente della commissione carcere al comune di Milano, Alessandro Volpugli, e naturalmente sarà con noi il tesoriere di Radicali Italiani, Valerio Federico, che a te non dimentichiamocelo, Radicali Italiani, soprattutto il tesoriere al quale danno i nostri ringraziamenti e complimenti, ma ci hanno dato una discreta mano in un certo senso. Quindi il mese di maggio, barba quanto ogni tanto si dice, l'associazione introdotta da Radicali Milano è stata veramente e totalmente, vorrei dire, concentrata su questioni di giustizia, carceri e amnistia. Questo è quanto. Beh, lasciamo perdere quello che si dice, le barbe di cui siamo forniti entrambi e anche parecchie appunto delle persone che oggi sono intervenute, l'associazione Enzo Tortora, come molte delle associazioni locali, radicali,
che sono appunto collegate ai radicali italiani, si danno da fare sul territorio come sanno e come possono, senza, diciamo, lesinare impegno. Io vi ringrazio di questo collegamento. Se Barbara rientra nell'inquadratura per un attimo, farei un saluto complessivo a tutti voi. Vi ringrazio ancora. Se c'avete qualcosa da dire ancora, qualcuno di voi, cogliete l'attimo per un saluto, per un... No, aspettiamo i milanesi il 30, venerdì 30, ad Alverne. Perfetto, perfetto. Io non, quando in queste occasioni di spettacolo mi faccio auguri o cose varie, perché faccio sempre, perché so che ci sta tutto un ambiente abbastanza superstizioso e poi faccio delle gaffe, quindi dico, voglio che vada bene, in modo molto, molto, molto ampio e generale. E a questo punto... Perfetto, grazie a voi, grazie alla compagnia dei Amici, grazie all'associazione radicale Enzo Tortora, a presto su Libri TV, grazie ancora, grazie. Ciao.